Ok. Ma ciao a tutti ragazzi, io sono Franny e ben ritrovati sul mio canale. Nel video di oggi andrò a mostrarvi tutti i libri che ho comprato nei mesi di giugno, luglio e agosto. Quindi questo sarà un book haul cumulativo estivo. E so che sembreranno tanti libri e questo book haul durerà ore ed ore, ma sappiate che li ho comprati appunto nell'arco di 3 mesi. Quindi penso di non aver esagerato troppo. Prima di cominciare però vorrei fare una piccola, spero veloce, premessa, disclaimer, difesa nei confronti di book haul, chiamatela come la volete chiamare. Allora, ultimamente sono state fatte molte critiche nei confronti dei book haul. Io non so da chi sono state fatte, nei confronti di chi, non mi interessa, perché non voglio essere polemica, non sto dicendo queste parole per essere polemica. Semplicemente penso che, punto primo, ognuno è libero di fare ciò che vuole. Quindi se io, Franny, voglio comprare 100 libri al mese, che poi li leggo o non li leggo, sono fatti miei. E se spendo quei soldi in 100 libri, sono sempre fatti miei. Quindi non penso sia carino che qualcuno critichi questa mia scelta, perché appunto sono libera di fare ciò che voglio. La libertà di opinione, espressione, tutte le libertà che volete sono fondamentali, penso, nella nostra società. Per cui, non so, arrivare a criticare non penso sia un atteggiamento molto corretto. Seconda cosa, l'utilità dei book haul io personalmente la vedo, e secondo me è anche molto importante, perché quando entrate in libreria e avete voglia di comprare un libro, non necessariamente dovete sapere tutti i dettagli di quel libro, sulla trama, quali sono state le recensioni su quel libro. No, entrate in libreria per cercare un libro, magari ne vedete uno che vi attira o per la cover o per il titolo o per il genere a cui appartiene, e decidete di prenderlo e leggerlo e vedere come va. I book haul penso che servano a questo, è come entrare in una libreria virtuale e vedere dei libri che qualcuno ha deciso di comprare, senza che vengano date troppe informazioni su quel libro, perché per decidere di leggere un libro io non ho bisogno di sapere cosa ne pensa Pinco Pallino. Certo, magari se mi fido nei gusti di quella persona, allora sapere cosa ne pensa può essere una spinta in più a comprare e leggere quel libro, ma non so, io posso anche vedere un libro in un book haul, interessarmi a quel libro e andare a vedermelo per fatti miei. Per cui, non so, io vedo una grande utilità nei book haul, perché magari vengono mostrati dei libri che non sempre si trovano in libreria, o comunque sono edizioni particolari o sono stati reperiti in luoghi particolari, per cui io penso siano molto utili e mi piace farli, mi piace mostrare i miei acquisti e condividerli con voi, per cui sul mio canale continuerete a vedere book haul e io continuerò a divertirmi nel farli. Bene, e detto questo io comincerei con il book haul, perché appunto sono tanti libri che devo mostrarvi e voglio parlarvene, e non voglio che questo video duri un'ora, anche se vedremo. Quindi cominciamo. Il primo libro che voglio mostrarvi è in realtà uno degli ultimi che ho comprato, ma io devo mostrarvelo perché voglio farlo, perché devo condividere la magnificenza di questo libro con qualcuno, perché è bellissimo e non riesco di smettere, non riesco a smettere, italiano, non riesco a smettere. Comunque questo libro è Words of Radiance di Brandon Sanderson. Che cos'è questo libro? È un mattone, è una Bibbia, e non soltanto perché è di 1072 pagine, ma perché è sacrosanto, è la perfezione. Io non ce la posso fare. Allora, questo libro, Words of Radiance, è il secondo nella serie Stormlight Archive, che io non ho ancora cominciato. Il motivo per cui ho preso questo libro, l'ho comprato su Amazon, è perché questa edizione rilegata americana della Thor costa sui 26-27 euro se non sbaglio, e questo l'ho trovato a 13 euro, cioè c'era più del 50% di sconto. Come puoi non comprare un libro di Sanderson se c'è più del 50% di sconto? Non si può, è questa la risposta. E tra l'altro l'altro giorno questo libro era a 7 euro, sempre rilegato in questa edizione, cioè te lo stanno lanciando addosso praticamente, cioè tu devi prenderlo. Io non ce la faccio, mi sto agitando. Allora, è il secondo della serie, non l'ho ancora cominciata, ma dovevo prenderlo per lo sconto perché non ho resistito, e adesso vado a mostrarlo perché è qualcosa di meraviglioso, ragazzi. Io cover, collabora, è qualcosa di meraviglioso. Non so se vedete la bellezza di questo libro. È troppo grande da tenere in mano, non ce la faccio, ora cade. Cioè, ragazzi, cioè io non ce la posso fare. È bellissimo, è bellissimo. Ah, ti prego, non cadere, non cadermi dalle mani, mi uccido. Ok,
ce l'abbiamo fatta a rimettere la cover ed è scritto fitto fitto, ragazzi, sono 1072 pagine, cioè io non ho idea di quando leggerò questo bestione, né di quando comprerò il primo, ma dovevo averlo, mi capite? Dovevo averlo. Il prossimo libro che vado a mostrarvi è Dance on My Grave di Aidan Chambers. Questo autore è stato, penso, reso famoso in Italia da Erika e Marco di Galassia Cartacea, perché loro non fanno che elogiarlo a destra e a sinistra. Io ero davvero 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 curiosa di cominciare a leggere qualcosa di questo autore e ho trovato questo libro in questa edizione usato a forse 60 o 70 centesimi, roba del genere, perché volevo proprio questa edizione e non riuscivo a trovarla da nessuna parte, c'era soltanto usato e io mi sono buttata, anche perché in condizioni direi molto buone, appunto, considerando che è usato e che l'ho pagato soltanto 60 centesimi, e l'ho appena cominciato a leggere, sono circa a pagina 10, mi sta piacendo tanto, lo so che è presto, ma lo stile dell'autore è molto molto particolare, e questo libro dovrebbe parlare di un ragazzo che viene arrestato per aver deturpato la tomba dell'amico, del migliore amico, penso, che è morto da poco, e dovrebbe trattare appunto i temi dell'amicizia che rischia di sfociare in ossessione, per cui un libro che dovrei davvero leggere, mi farà bene, penso, non lo so, ma comunque mi sta molto piacendo e volevo questa edizione, sono riuscita a trovarla soltanto usata, appunto 60 centesimi mi erano praticamente regalato, per cui non vedo l'ora di sapervi dire di più su questo libro. I prossimi libri che devo mostrarvi invece, c'è un aneddoto molto carino che non so se ho già raccontato qualche volta sul mio canale, ma lo rifarò perché mi piace parlare, perché stiamo qui a perdere tempo insieme, per cui perché no? Allora, quando io ero piccolina, penso ho 11 o 12 anni, adesso non ricordo esattamente, ho letto questo libro, La principessa di latta di Philip Pullman, e mi è piaciuto tantissimo, tantissimo, è uno dei miei libri preferiti di sempre e ci sono anche tanti tanti ricordi legati a questo libro, perché quando appunto l'ho letto d'estate, quell'estate avevo una cotta per un animatore del mio villaggio, che naturalmente era più grande perché io avevo 12 anni, se questo tizio faceva l'animatore minimo una ventina ce li aveva, vabbè, lasciamo perdere, era carino. Comunque, e mi vide leggere questo libro e chiese se potevo prestarglielo, perché voleva leggerlo anche lui, e alla fine non penso che l'abbia letto, ma ovviamente gliel'ho prestato perché avevo una cotta per questo tizio, ragazzi, cioè se mi chiedeva di prestargli un libro, figuriamoci se glielo davo, stiamo scherzando. Quanto pare ho questa abitudine di regalare i libri alle persone per cui è una cotta, ma vabbè, lasciamo perdere. Comunque, gli prestai questo libro, poi lui me lo restituì e non parlammo perché non lo lesse, ma comunque ho tanti tanti bei ricordi legati a questo libro ed è il quarto di una serie. Io quando l'ho letto non sapevo fosse il quarto di una serie, l'ho scoperto soltanto anni dopo e sono rimasta sconvolta perché capii tutto quando lo lessi, quindi non penso che sia molto collegato ai tre libri precedenti, ma comunque ho recuperato i tre libri precedenti nella stessa edizione, ho fatto una fatica atroce per trovarli nella stessa edizione perché penso sia fuori stampa, adesso sono stati pubblicati in un'altra edizione economica della Tea, penso, non lo so, non mi interessa, ma comunque sono riuscita a trovarli in questa edizione, uno l'ho anche preso usato su Comprovendo Libri, ma è in perfette condizioni quindi non mi interessa. E il primo è Il Rubino di Fumo, il secondo, penso, non lo so, è La tigre nel pozzo, mentre invece il terzo, o secondo, non lo so ragazzi, non mi ricordo, comunque è L'ombra nel nord ed è quello che ho preso usato, ma è come nuovo, per cui appunto sono felice come una Pasqua e non vedo l'ora di cominciare questa serie, ragazzi, non avete idea, è ambientata, penso, nella Londra del 1872, quindi periodo che adoro e io non vedo l'ora di leggerlo, davvero sono molto molto emozionata, sicuramente la comincerò a settembre, penso che mi terrà compagnia durante l'autunno e io non vedo l'ora, sono felice come una Pasqua di aver trovato questi libri e niente. I prossimi due libri che vi mostro sono invece i libri che mi sono stati regalati per il mio compleanno, che era appunto il 13 luglio. Il primo è Beauty and the Cyborg di Miriam Ciraolo, questo libro mi è stato regalato da Gabriella di Fangirl in Love with Books, naturalmente vi lascio il link al suo canale nell'info box, ma sicuramente la conoscete, per cui bando alle ciance e ciancio alle bande. L'unica cosa che so di questo libro è che è una rivisitazione della Bella e della Bestia, come si intuisce dal titolo, quindi appunto è un retelling e so che ha a che vedere con l'elettricità,
penso, ma non so dirvi altro, per cui lo scopriremo quando lo leggerò. Non penso che riuscirò a leggerlo a breve. Gabriella, mi dispiace, non uccidermi, ma ho una priorità, cioè una lista di libri che devo assolutamente leggere in tempi brevi, e poi prometto che leggerò anche questo, te lo giuro, per cui non mi uccidere, non volermi male. Ma comunque so che questo libro le è piaciuto davvero tantissimo, e anche Giada e Chantal, se non sbaglio, ne hanno parlato sui loro canali e anche a loro è piaciuto davvero tanto, per cui prometto che lo leggerò a breve. Non uccidermi, ti prego, ti voglio bene. Il prossimo libro che vi mostro è Rebel of the Sands di Alwyn Hamilton, e questo libro è stato tradotto in Italia con il titolo di La ribelle della sabbia, il deserto di fiamme. Non lo so, qualcosa del genere, c'è sabbia di mezzo, c'è anche nel titolo americano, per cui vabbè. Comunque, questo libro mi è stato invece regalato da Silvi di We Found Wonderland in Books. Lei ha un blog, per cui ve lo lascio linkato nell'info box naturalmente. E lei, se non sbaglio, a fine giugno o inizi luglio è andata a Londra, ed è andata naturalmente al Waterstones di Londra, e ha trovato questo libro autografato dall'autrice. Io, questa è la lettera che mi ha scritto lei, cucciola, e me la conserverò per sempre, ed è autografato dall'autrice. Ragazzi, 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 è autografato dall'autrice. La cosa mi rende tanto tanto felice, tanto. È stata una cucciola a prendermelo, e io ti voglio bene. Grazie, è un regalo splendido. So che è un fantasy, è il primo di una serie, e c'è questa ragazza che sicuramente avrà qualche problema, altrimenti non sarebbe un fantasy. Che bella trama che vi sto dando, ragazzi. Vedete, a proposito dei book haul, queste sono le trame approfondite, insomma. E so che ha un'ambientazione un po' sul western, pistole, fucili. Non lo so. Moving on. Non posso crederci che non ve l'ho mostrato subito questo libro, ragazzi. Sono una persona orribile. Faccio schifo. Allora, un libro che avrei dovuto mostrarvi immediatamente, forse come secondo libro, e non l'ho fatto, è Elantris di Brandon Sanderson. Ragazzi, come potevo dimenticarmi di Elantris di Brandon Sanderson? Comunque, non mi dilungo su questo libro perché l'ho letto questo mese, e ve lo giuro, ragazzi, ve lo giuro, non so quando, ma vi farò una recensione di questo libro, perché io non sono in grado di parlare dei libri di Sanderson in 2-3 minuti, cioè io non ce la faccio. Cioè, non ci riesco, ma vi giuro che vi arriverà la recensione di questo libro, ve lo prometto. Ve lo menzionerò anche nel wrap up, ma non ne parlerò, perché non riesco. Comunque, sicuramente vi arriverà prima del video che devo fare su Mistborne, perché quello è io ho paura di fare quel video di Mistborne, per cui non ho idea di quando riuscirò effettivamente a farlo. Spero prima di Lucca. Spero, ma non ve lo prometto, perché non so se riuscirò a mantenere la parola. E niente, Elantris, questa è l'edizione per il 10° anniversario. Si dice così? Io non so più parlare. E questa è l'edizione per il 10° anniversario dalla pubblicazione di questo romanzo, perché Elantris è il romanzo d'esordio di Brandon Sanderson, è il primo libro suo ad essere stato pubblicato, sebbene non sia il primo che lui abbia mai scritto. E appunto è stato pubblicato per la prima volta nel 2005, e nel 2015 è uscita questa edizione che ha dei contenuti extra, delle scene eliminate, delle note da parte dell'autore, quindi naturalmente io dovevo impossessarmi di questa edizione, cioè ci mancherebbe altro, e l'ho amato, cioè c'è bisogno di dirlo? Io penso di no. Comunque è bellissimo, questa cover è la vita, e io amo quest'uomo, ragazzi, è la mia divinità, che posso farci? Sono un caso perso, basta. Poi questo mese ho comprato due classici, sono fiera di me, ho anche letto due classici, sto facendo dei passi da gigante enormi. Il primo è Fahrenheit 451 di Ray Bradbury, questo l'ho già letto, per cui lo vedrete nel wrap up del mese di agosto, ma comunque l'ho comprato in questa edizione bellissima degli Oscar Junior classici della Mondadori. Io adoro queste edizioni perché sono carinissime, sono scritte bene, le traduzioni sono davvero davvero molto belle, per cui, cioè, non sono tradotte per bambini, sono tradotti davvero davvero bene, ci sono termini complicati che neanche io conoscevo, per cui semplicemente ci sta il disegnino sulla cover anziché quelle cose brutte, nere, che
che mi mettono tristezza sinceramente, ma comunque questa edizione ve la consiglio davvero tantissimo e me ne sentirete parlare nel wrap up. Ed il secondo classico invece è To the Lighthouse di Virginia Woolf. Questa sarà la mia prima lettura di Virginia Woolf e non vedo l'ora, perché ho letto i primi 2-3 capitoli giusto per vedere com'era ed era splendido, era splendido, cioè io non ce la posso fare. Ho letto un periodo di 23 righe in cui l'autrice menzionava ninna nanne, arcobaleni effimeri, tutto questo per dire che due uomini avevano smesso di parlare e lei sentiva silenzio. Cioè io sono rimasta a bocca aperta, sarà un'esperienza meravigliosa, sicuramente lo leggerò questo mese e io non vedo l'ora, ragazzi. Poi questa cover è bellissima, mi piace da morire e niente. Sono felice, ragazzi, sono felice. Dopodiché vi mostro una graphic novel che ho comprato e si tratta di Monstress. L'arte, ragazzi, l'arte. Cioè, è bellissima. È bellissima. Io spero che non vi sto mostrando cose spoiler, perché non voglio in alcun modo rovinarlo. Ha questi tratti un pochettino, non so, orientali, secondo me, sul dorato verdognolo, ma sono dei disegni meravigliosi. E la sto leggendo in questo momento, sono al primo capitolo, diciamo, e mi sta piacendo davvero tanto, per cui sicuramente ne sentirete parlare. Ed infine l'ultimo libro che devo mostrarvi, di anche il più costoso probabilmente di questo book haul, è Never Night di J. Christoph. J. Christoph probabilmente l'avrete sentito nominare, perché con Illumine ha praticamente popolato il mondo e quindi sono tanto tanto felice per lui. Io non ho ancora letto niente di questo autore, ma dovevo assolutamente avere questo libro per una serie di ragioni diverse. Innanzitutto l'autore è uno spasso mortale, io lo seguo su Twitter, seguo il suo sito, mi fa morire, cioè qualsiasi parola dice quell'uomo io mi scompisco dalle risate, cioè non... è fantastico, lo stimo da morire, è meraviglioso, lo adoro. E la protagonista di questo libro dovrebbe essere una ragazza che è diventata un'assassina per vendicare la morte del padre. Ora, don't quote me on that, perché non ne sono sicura al 100%, ma quella dovrebbe essere più o meno la trama, comunque il succo della trama. E ragazzi, cioè io penso che la protagonista di questo libro avrà le contro, avete capito cosa, per cui quando ci sono delle protagoniste femminili kick ass che fanno il culo ai personaggi, io non so resistere, io devo leggerli, per cui davvero non vedo l'ora. È abbastanza grande, lo so che non sembra perché messo vicino a quello di Sanderson, che non so adesso dove ho appoggiato, non è niente, ma comunque è abbastanza lunghetto, siamo sulle 450 pagine e scritto bello fitto, per cui wow, sarà un'impresa. Ed un altro motivo per cui io ero davvero davvero curiosa di leggere questo libro, come se non bastasse la protagonista che ammazza tutti quanti, che fantastico, è il fatto che J. Christoph sperimenta molto con i format dei suoi libri. Illumine, lo avrete visto, è un libro che è scritto in modo molto molto particolare, ci sono interviste, immagini, mail, messaggi, voci fuori campo, è una cozzaglia di tante tante cose diverse che secondo me rende l'esperienza di lettura molto molto divertente e particolare. E anche in questo libro lui sperimenta un pochettino con ciò che scrive, perché praticamente ci saranno dei punti in cui lui parla di qualcosa, probabilmente non vedete da questa distanza, mi dispiace tantissimo, ma comunque parla di qualcosa e poi vicino ad una parola mette un asterisco e c'è la nota a piedi pagina. Ed io ho letto qualche nota, praticamente lui o spiega una particolare terminologia o vi fornisce un background specifico, oppure semplicemente fa un suo commento sulla storia, il che è fenomenale. Io non vedo l'ora di leggere questo libro, che non è young adult fra l'altro, lui l'ha specificato più volte sui vari social, in quanto il contenuto di questo libro è molto maturo, sia dal punto di vista del sesso, penso, cioè non so se ci saranno scene di sesso, ma comunque è esplicito anche in quell'aspetto e poi è molto molto violento e sanguinolento. Io davvero, ragazzi, non vedo l'ora di leggere questo libro, cioè più ve ne parlo più mi viene voglia di leggerlo, è assolutamente fantastico. Ed inoltre non so se notate questo piccolo bollino che c'è sulla cover, che non si può togliere perché purtroppo è stampato sulla cover, non è semplicemente appiccicato sopra, casa editrice ti voglio uccidere. Comunque, non so se notate questo bollino, c'è scritto Signed First Edition, il che vuol dire che questo libro è autografato dall'autore, non è la fotocopia dell'autografo. J. Christoph aveva questo libro in mano, l'ha autografato
e l'ha chiuso. Per cui la cosa è molto molto bella, io sono tanto tanto felice di avere la copia di questo libro e niente, sono tanto tanto felice degli acquisti di questi 3 mesi. E questo video si conclude qui, io spero tanto che vi sia piaciuto, spero di riuscire a farlo di meno di 20 minuti, ma parliamoci chiaro, tutto l'editing di questo mondo non potrà farmi parlare meno di 20 minuti, per cui vi beccherete un buco lungo, sorry not sorry. Naturalmente fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate dei libri che ho acquistato e sappiate che nell'info box troverete tutti i link che vi porteranno da Amazon per l'acquisto di questi libri nel caso in cui siete interessati a procurarveli anche voi, e noi ci vediamo alla prossima. Un bacio ragazzi!